Buongiorno ascoltatore, siamo con Giovanni Gulino di Malnate. Partiamo subito con una domanda provocatoria. Giovanni, ma il dubbio che hanno quelli di sinistra che continuano a insinuare in questa campagna elettorale è che vi siete messi d'accordo padre e figlia per far vincere naturalmente tua figlia e quindi coinvolgendo un po' le forze politiche. Ecco, ci spieghi il tuo punto di vista, quello che è successo veramente? Non è un dubbio. Cioè è uno strumento che viene utilizzato per strumentalizzare, perché io sono nel movimento dal 2012 e ho sempre cercato di costruire un gruppo qui a Malnate, perché ritengo che il Movimento 5 Stelle è una novità politica che potrebbe veramente scardinare un sistema ormai no, robusto e difficile da far rivedere. E mia figlia è stata un'improvvisata, anch'io mi sono meravigliato quando ho scoperto che questa ragazza era candidata a sindaco al comune di Malnate per la Lega, e anche il giorno prima non ne sapevo niente, perché a Malnate, è una cosa che viene molto trascurata, è successa una cosa molto strana, una disgrazia, perché il centrodestra, dopo diversi mesi di discussione, perché andava alla ricerca di un candidato sindaco che potesse scardinare, così era nel loro obiettivo, scardinare questa sinistra in Malnate, dopo diverse discussioni erano riusciti a trovare il candidato sindaco, che è Massimo, che era poverino, Massimo Pavesi. E sembrava che fosse arrivata la pace, solo che erano arrivati troppo vicini alla presentazione delle liste. E è successa una cosa sconvolgente: Massimo Pavesi, mentre stava per presentare la sua lista a Malnate nella sala consigliare, poverino ha avuto un infarto, è andato in coma e dopo oltre dieci giorni è morto. Quindi, questa situazione, l'urgenza di dover presentare le liste, secondo me, questo è il mio ragionamento, l'urgenza di dover presentare le liste ha spinto la Lega a trovare una soluzione diversa, una soluzione che evitasse la discussione che si era un'altra volta rimessa in discussione, perché tutti volevano il candidato sindaco. E quindi secondo me la Lega in modo intelligente ha trovato questo soggetto sconosciuto e l'ha messo lì pensando e sperando che tutti capissero la mossa. Invece il centrodestra non ha capito, si sono spaccati, si sono frantumati e quindi è venuto fuori quello. Io come Gulino, che ho lavorato sodo per fare in modo che si potesse ripresentare la lista del Movimento 5 Stelle, perché il rischio era quello che non si potesse presentare perché non c'erano più le condizioni, mi sono trovato questa novità. Naturalmente le persone che fanno politica non perché nella politica vedono no, una cosa pulita, ma le persone che comunque fanno politica e utilizzano tutto ciò che è possibile per strumentalizzare hanno intrapreso questa strada. Io sono 10 giorni che vivo una situazione molto, molto pesante, perché oltre all'aspetto politico e l'impegno per ragionare costruire la lista, mi sono trovato ad essere accusato come il papà, grande stratega, che aveva messo assieme questo momento, che in computa con la figlia si impadronisce del comune, di Malnate, proprio delle cose sconvolgenti. Quindi oltre alla politica, qui è stata messa in discussione la dignità mia politica, politicamente parlando, e anche la cosa che mi rattrista è il fatto no, che hanno coinvolto la mia famiglia, papà e figlio si impadroniscono di Malnate, tra virgolette. Ogni tanto mi è sembrato di capire che la mafia siciliana è arrivata in Lombardia, è arrivata a Malnate e si impadronisce dal comune di Malnate. Questa è una cosa che purtroppo adesso mi ci trovo a ragionare. Io spero che vinga il migliore in questa campagna elettorale. Naturalmente, dopo i fatti che sono successi, io ho abbandonato il Movimento 5 Stelle, perché ho lavorato tanto e vedere che il lavoro
stressante, lungo, pesante, che ha cercato di mantenere questa novità politica, perché io nella novità politica ci credo ancora. Non credo più in alcuni uomini, no, che si stanno impadronendo di questa realtà e stanno comunque creando delle situazioni che poi chissà dove porteranno il movimento. Va bene tutto, grazie. Giuseppe Piseo, Vaese Press, sono Lombardo.